Ultimamente, ragazzi, sto vedendo un botto di fake news sull'aggiornamento che deve uscire. L'aggiornamento 23 dovrebbe essere, o 23 o 24. Stando alla wiki, dovrebbe essere l'aggiornamento numero 24, perché il 23 è stato giudicato quello per il T-Rex. Molto semplicemente. Ovviamente era chiamato Update 23 Winter Update Parte 1. Sì, il problema è che l'altra parte ancora non è uscita. Iniziamo proprio da questo, dalla data di uscita. Inizialmente c'erano diverse speculazioni, perché quando hanno rilasciato tutta la loro scaletta che avevano messo per gli aggiornamenti, si pensava che teoricamente doveva essere per Natale l'aggiornamento. Ormai siamo quasi a metà marzo e ancora non è uscito niente. Ma la cosa non è per forza negativa, vuol dire che stanno comunque lavorando davvero tanto, perché quello che dovrebbe uscire non so, questo non ve lo so dire, se direttamente nel prossimo aggiornamento o nei prossimi in generale, ma oltre al Dragon Rework che stiamo aspettando e anche quello del Control, che già quello del Control non si sa se uscirà direttamente insieme a questo, cioè non si sa quante cose ci mettono in un singolo aggiornamento, ma una cosa sicura che dovrebbero fare è il rework di tutte le mappe. Se riesco vi metterò anche dei leak, metterò qualcosa che troverò in giro da altri canali, non lo so, perché comunque i leak sono un po' difficili, non so dove reperirli per bene. Però da quello che ho visto in giro dovrebbe esserci un rework appunto delle mappe, anche perché ci sono delle modalità dei developer che dovrebbero essere, hanno dei nomi strani, ok, però dovrebbero essere i nomi veri e propri, quindi i file dei mondi, quindi dei primi mondi intendo i mari, quindi il primo mare, il secondo mare, il terzo mare. Ed effettivamente li stanno aggiornando, vuol dire che qualcosa all'interno comunque lo stanno cambiando, altrimenti perché dovrebbero salvare i progetti, no? Se non cambiano niente. Oltre appunto all'update del frutto del dragone, dovrebbero mettere, teoricamente, nello stesso, anche un rework di alcune armi, e con rework non intendo le loro mosse, intendo proprio l'aspetto, quindi un remodel totale. In più, qualcuno, che a quanto pare dovrebbe lavorare per Bloxfruit, adesso questa informazione non mi è certa al 100%, ha nel suo inventario, chiamiamolo, dei modelli per l'impasto. E voi dite, in che senso dei modelli per l'impasto? Letteralmente, penso che stiano facendo un rework grafico, quindi dei modelli, addirittura dell'impasto. Anche se questa cosa è vera, io non ci trovo proprio il motivo. Cioè, l'impasto, questo qua, signori, è fatto bene in quanto di modelli. Cioè, non è male. Non vedo la necessità di fare un rework grafico quando ci sono dei frutti che fanno letteralmente ridere. Cioè, basta pensare a questo, ragazzi. Al falco, fa ridere questa roba. Cioè, il falco, la spina già l'hanno rifatto. Il fumo potrebbe essere molto utile. Il bomba, comunque ci sono. Il molla, letteralmente la molla classica di Roblox. Cioè, ah, giusto, parliamo proprio degli M1. Mi ha fatto venire in mente questa cosa, è vero. Ragazzi, se voi lo sapete, l'impasto qui ha degli M1, come potete ben vedere, no? Lo mettiamo così. Oh mio Dio, l'ho one shottato. Comunque, e in realtà quasi tutti i frutti che sono usciti ultimamente hanno degli M1. Cioè proprio del frutto, senza stare allo stile di combattimento. Ragazzi, ci avete fatto caso a questa cosa? Cioè basta pensare alla kitsune, basta pensare al T-Rex, basta pensare al mammut. E voi dite, vabbè, ma sono tutti zozo. È vero, sono tutti zozo, quindi tutti dei frutti della tipologia bestia. Però questa è una cosa che hanno, a quanto pare, l'avevano liccata tempo addietro, che vorrebbero mettere gli M1 anche per altri frutti. Adesso l'elenco non me lo ricordo, però quello più importante per me, giustamente, me lo ricordo, perché era appunto il mio Quake. Quindi mettere degli M1 sul Quake. La cosa è molto divertente, perché potrei letteralmente prendere a schiaffoni le persone con dei terremoti, ed è molto molto bella. Il problema è che quello che io sto pensando è che Bloxfruit stia iniziando a copiare un po' troppo da Real Seas, perché sono già successe alcune cose. Tra Bloxfruit e Real Seas, che è una modalità di One Piece che sembra promettere davvero davvero bene. E i modelli sono quasi uguali a One Piece originale. Non so se avranno problemi di copyright. Delle mie fonti mi hanno detto che teoricamente hanno chiesto i permessi per utilizzare i modelli. Quindi potrebbe essere, non dico un gioco ufficiale di One Piece, però la cosa più vicina che si potrebbe avere. Non so se potrebbe andare a sovrastare Bloxfruit, però probabilmente ci andrò a fare dei video. E proprio in quella modalità avevano leakato tempo addietro che il Quake lì degli M1 li ha. Quindi non so se la cosa effettivamente ci avevamo già pensato prima o stanno letteralmente iniziando un pochettino a scopiazzare. Il che un pochettino mi, come dire,
Mi dispiace questa cosa, però in quanto di qualità l'ho vista, è Real Seas, sia di mappe che di grafica che di tante cose, sembrerebbe essere nettamente migliore. Ovviamente stanno ritardando l'uscita di quella modalità di parecchio proprio per questo motivo, perché è un lavoro gigantesco. A proposito sempre di M1, anche il dragone sembrerebbe avere degli M1 che sono fatti direttamente, che noi abbiamo l'arma, ma dovrebbe essere integrata con la mazza ferrata. Poi non so se le mosse cose saranno diverse, ma ho visto che teoricamente quando tu fai M1 con il dragone dovresti avere appunto la mazza ferrata. Per la data in molti pensavano appunto che doveva uscire per Natale, ma poi non è uscita. Poi io avevo una mia teoria che però si è rivelata essere sbagliata, ovvero cosa c'è dopo gennaio? C'è febbraio, lo sappiamo tutti. Cosa c'è a febbraio di festività che non sia San Valentino? C'è il Capodanno cinese. Quest'anno, nel Capodanno cinese, è l'anno del drago. E doveva uscire il rework del drago, perché loro avevano detto che sarebbe uscito alla fine delle festività, ma non specificando quali festività. Avevano detto holidays, ok? Quindi effettivamente festività, vacanze, ma non Christmas, quindi non di Natale. Non l'avevano specificato questa cosa. Io pensavo che usciva, diciamo, per l'anno del drago, il rework del drago. Sarebbe stata una cosa molto divertente, anche dai, molto consona, possiamo dire. Purtroppo non è stato così. Un piccolo leak io l'ho avuto della data di rilascio. Non so quanto possa essere attendibile. Le mie sono tutte speculazioni, comunque sono leak, quindi non è roba certa, ragazzi. I leak non sono roba certa, quindi è difficile dire sì, hai ragione, sì, hai sbagliato. Si pensa che la cosa possa uscire verso aprile, i primi di aprile dovrebbe uscire, se non direttamente il 31 marzo, quindi a fine mese. Perché si pensa che mettono tutto in un aggiornamento di Pasqua. Se mettono un aggiornamento di Pasqua avrebbe senso, perché comunque è una festività, ancora hanno tipo 2 settimane e passa per lavorarci, è abbastanza, penso, poi non lo so. Perché dipende appunto dalla roba che ci mettono dentro, perché se ci fanno aspettare tutto questo tempo ed esce solamente il rework del drago, a me la cosa dispiacerebbe parecchio, mi dispiacerebbe tanto. Teoricamente uno youtuber ha anche leakato, tra virgolette, attraverso dei codici, la data di rilascio. È un pochettino strano. Se riesco vi mando lo screen. Who is calling me right now? Oh, yeah, Indra. Yeah, I just completed the bounty. Should I... Wait, are you saying that... Wait, you said the update is... E io non sono in grado di decifrare quel numero, non so cosa andrebbe a dire. Però una cosa abbastanza certa è che insieme all'aggiornamento del drago dovrebbe uscire almeno il nuovo stile di combattimento. Quindi io quello che spero che riescano a rilasciare entro quest'anno, anche se avevano detto che quest'anno volevano fare un botto di rework, se non tutti, è il fatto che boh, non sono mai stati consoni con le parole date in quanto di date quelli di Bloxfruit, da quello che so. Quindi non so cosa aspettarmi, non ne ho la più pallida idea. Però dovrebbe uscire un nuovo stile di combattimento, quello angelico, dell'angelo, chiamiamolo. E alcuni avevano leakato addirittura, il quarto mare, Joy Boy, non c'è niente di ufficiale, quelle sono tutte fake news, non c'è nulla del genere. Per quanto riguarda lo stile di combattimento, c'è una piccola cosa che ci siamo fatti sfuggire tutti. Tempo dietro, più che altro per quanto riguarda gli americani, non mi ricordo in quale video, era uscito effettivamente... che probabilmente molti avevano preso per una fake news, che semplicemente andando durante l'aggiornamento 20, ok, andando in giro per uscire a fare il Leviatano, era comparso Divine Gate, quindi come possiamo dire, invece della Frozen Dimension, questo cancello divino. Probabilmente, se era vero, era un bug o qualcosa del genere, ma a quanto pare, stando ai codici, lo stile di combattimento c'è già dentro il gioco o qualcosa del genere. E la cosa è un pochettino strana, quindi noi abbiamo avuto prima quello stile di combattimento, cioè c'era già, e vi metto in immagine, quella dovrebbe essere, tra virgolette, un'arma, qualcosa del genere, dovrebbe essere qualcosa di correlato, appunto, questo nuovo stile di combattimento, che avevo visto anche una foto di alcuni codici che spiegavano appunto almeno i nomi delle mosse, più o meno il danno che dovrebbero fare. Non so quanto anche quella foto sia attendibile, però mi pare abbastanza, perché dovrebbe essere parte di un developer. E tu cosa ci fai qua dentro? Esplodi. Ah, comunque ragazzi, per le mie statistiche le ho un po'... ho fatto un po' un casino, stavo provando cose e adesso ho bisogno di frammenti, yay. Quindi per quanto riguarda lo stile di combattimento non si sa tantissimo. Si sa che dovrebbe essere abbastanza simile alla Sanguine Art, probabilmente diciamo il suo contrario.
Oddio, sarebbe simpatico se avesse una mossa che ridà vita agli alleati invece di sottrarla ai nemici. Sarebbe simpatico, un po' tipo Fenice, qualcosa del genere. Anche perché, ragazzi, sempre nell'aggiornamento 20, se non erro, avevano aggiunto gli enchantment. Gli enchantment ci sono benedizioni e maledizioni, ok? Vi mette la pulce nell'orecchio, maledizioni, Sanguinart, nuovo stile di combattimento dell'angelo, benedizioni. Cioè, capite un attimino il collegamento. E la cosa che non è troppo strana è che, per ora, quelle due pergamene fatte apposta per le benedizioni e le maledizioni c'erano solamente i developer. Ok? Noi non ce l'abbiamo. Per quanto riguarda il tridente, alla fine dovrebbe essere, diciamo, una nuova spada. Ok? Che sarebbe abbastanza simpatico. Mi chiedo come potrebbe funzionare un tridente. Però un tridente ammetto che non sarebbe male. E non ho la più pallida idea di come effettivamente potrebbe funzionare all'interno di Bloxfruit. Quindi la cosa è un pochettino strana. C'erano dei leak anche che ho visto, per esempio, su TikTok, robe del genere, che facevano vedere un nuovo modello per il drago. Da quello che so del nuovo modello non c'è niente di ufficiale al momento. Quindi non si sa effettivamente com'è il vero modello del drago. Perché alcuni che ho visto li hanno scambiati effettivamente per i modelli di Rinsis, per esempio. Altri erano per altri progetti, altre cose. Comunque non erano per quanto riguarda Bloxfruit. Quindi, boh, raga, su TikTok ho visto più fake news per quanto riguarda l'aggiornamento, che è roba vera. E se riesco vi metterò anche l'immagine ufficiale dei modelli che dovrebbero riuscire a reworkare. Allora, non è proprio, come posso dire, al 100% ufficiale questa cosa, perché questo qui è un artista, semplicemente, da come ho letto. E lui ha fatto questi concept. Il problema è che uno di quelli che lavora alle armi, quindi ai modelli, ha preso seriamente quei concept. E non so se riuscirò a trovare le immagini, perché sono disperse non so dove, su internet. Però se riesco ve le metto. Ed essenzialmente lui ci sta lavorando basandosi su queste, ok? Quindi non sono queste al 100%, ma basandosi su queste immagini che sono riuscito a trovare, lui sta rifacendo i modelli. E devo dire che era ora, cioè, guardate questo schifo. Cioè, questo. E mi dispiace pure chiamarlo schifo, perché magari può essere carino, ma sono dei triangoli uguali messi uno attaccato all'altro con come una sottiletta. Cioè, non so se rende l'idea. Quindi, oltre al rework proprio delle mosse, anche un rework grafico, appunto, per, non so se per tutte o per alcune. Però, per esempio, la Darkblade già l'ha avuta. La Darkblade prima non era così. La Darkblade era diversa. E adesso è molto più bella, cioè basta vedere che proprio che si muove, sembra tipo viva effettivamente. E niente, non penso che riesco a darvi altre informazioni al riguardo. Ho voluto fare questo piccolo video più che altro proprio per mettere le cose in chiaro, perché molti dicono varie cavolate che ho trovato in giro e alcuni l'hanno prese seriamente, cose varie, bla 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 bla. E la cosa è davvero davvero noiosa. Comunque, a proposito di spade, fatemi sapere nei commenti quale spada dovrei utilizzare con il Quake, perché... Quindi rework del drago, rework del control. Poi, cosa che è abbastanza certo, dovrebbero mettere gli M1 su alcuni frutti. Il nuovo stile di combattimento, probabilmente l'evento che servirà per questo stile di combattimento sarà simile a quella del Leviatano, penso che sarà una cosa del genere a questo punto. Poi la nuova spada per quanto riguarda lo stile di combattimento, insomma, come hanno aggiunto la Shark Anchor insieme alla Sanguinart, penso che metteranno appunto quel tridente divino, chiamiamolo, insieme al nuovo stile di combattimento. Rework delle mappe che ci stanno lavorando. E infine il rework di alcuni modelli, se non tutte le spade. Quindi stiamo avanzando bene con le cose, secondo me. E la data di rilascio, io ripeto, secondo me o sarà direttamente a Pasqua o sarà i primi di aprile, uno dei due. Quindi magari io sarò a Romix e voi mi messaggerete: è uscito il Bloxfruit, aggiornamento, faccio il video. E io sarò lì a Romix, tipo, sono lontano da casa, come faccio a farlo? Sarà un pochettino divertente la cosa, lo ammetto. E quindi niente, ci vediamo a Romix il 6 e il 7 aprile e finisco qua il video.